Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, finalmente oggi l'iter parlamentare di questo provvedimento cardine della legge di bilancio 2019 arriva al suo ultimo voto. Finalmente qui discutiamo oggi del testo definitivo, così come ritoccato, rivisto e migliorato dal Parlamento. E sono orgogliosa di essere stata partecipe della buona riuscita di questo provvedimento, che restituisce finalmente agli italiani quei diritti che erano stati negati, in particolare a partire da quel fatidico 2011. Un provvedimento che da un lato restituisce la possibilità di anticipare la pensione a decine di migliaia di lavoratori e dall'altro aiuta quei cittadini in difficoltà economica, magari disoccupati, magari occupati ma con entrate insufficienti, a trovare un posto di lavoro con dignità. Guardate, colleghi, che personalmente il discorso sul reddito di cittadinanza non mi ha mai appassionata. E invece il grande lavoro parlamentare ha fatto sì che si arrivasse a una formulazione che riesce a legare strettamente il contributo contro la povertà all'inserimento, al reinserimento lavorativo, evitando al meglio l'accesso al beneficio per i cosiddetti furbetti. Penso ai requisiti di residenza, ai controlli sui beni immobiliari, al monitoraggio previsto sui cambi di residenza avvenuti a partire dal 1° settembre 2019. E per evitare discriminazioni tra italiani e stranieri arriva la cosiddetta norma Lodi, con la quale anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti a produrre l'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. Sono esclusi dal reddito di cittadinanza coloro che sono sottoposti a misura cautelare personale o coloro che sono stati condannati per talune fattispecie delittuose. Insomma, tutto converge in un provvedimento il cui fulcro è il lavoro. Con quota 100 non so se si creeranno più posti di lavoro di quanti beneficeranno dell'anticipo pensionistico, ma un dato è certo, si creeranno nuovi posti di lavoro. Su quota 100 già tante parole sono state fatte e voglio ricordare che si tratta di una lotta ormai storica della Lega. Tutti i miei colleghi del mio gruppo ricorderanno le giornate trascorse a scrivere sotto i gazebo per raccogliere le firme per l'abolizione della legge Fornero. Ed io, in prima persona, nella mia Piossasco, ne ho raccolte tante di firme. Noi sì che avevamo toccato con mano il disagio di una vasta fascia di lavoratori ingiustamente penalizzati ed oggi, con quota 100, abbiamo trovato la formula migliore per superare la legge Fornero, la formula per raggiungere quell'obiettivo, e cioè l'obiettivo di dare la possibilità ai lavoratori che tanto hanno già contribuito al tessuto produttivo del nostro Paese di andare in pensione fino a 5 anni prima. Certo, è una misura abbastanza intuitiva, la quota 100, minimo 62 anni di età e minimo 38 anni di contributi, migliorata poi per i precoci e per tante altre situazioni. Ma io ci tengo oggi a portarvi una testimonianza di vita. Il mio amico Walter compirà 63 anni a giugno. Lavora da 41 anni, fa un lavoro appagante, ma non è usurante, ma stressante perché è sempre in viaggio. Ha qualche problema di salute e con la legge Fornero avrebbe dovuto obbligatoriamente attendere marzo del 2021 per andare in pensione. Ebbene, signori, Walter il prossimo maggio andrà in pensione. Dice che imparerà a volersi bene e finalmente potrà dedicarsi di più alla sua famiglia. Grazie.